Vuoi preparare un condimento che arricchirà i tuoi piatti di gusto senza fare attentati alla tigna e anche con un controllo dell'utilizzo del sale? Eccolo qui, oggi ti presento il gomasio. Il gomasio è noto sia nella cucina macrobiotica che nella medicina ayurvedica ed è in realtà un condimento che è anche ricco di preziosi benefici per il nostro organismo. Perché? Perché è a base di semi di sesamo. I semi di sesamo, appunto, sono semi oleosi che sono ricchi di grassi buoni, sono ricchi di calcio, sono ricchi di proteine e quindi sono benefici per il nostro organismo. E poi possiamo aggiungere dell'alga kombu. L'alga kombu è anche ricca di iodio ed è utilizzata molto anche nelle cucine orientali. Come lo prepariamo? Il gomasio appunto prevede anche l'utilizzo di sale, ma il sale all'interno della ricetta è previsto solo nel 4%, per cui davvero una piccolissima quantità. Come lo prepariamo? È semplicissimo, possiamo mettere appunto del sale, in questo caso noi metteremo così la punta di un cucchiaino e 100 g di semi di sesamo. E andiamo ad aggiungere anche un pochino di alga kombu, perché non solo regala gusto, ma appunto ma apporta anche proprietà benefiche. In questo caso ne mettiamo, ecco qui, un paio. Quindi diciamo che la percentuale maggiore è quella del sesamo. E andiamo a fare proprio una veloce frullata. Non esagerate, perché? Perché rischiereste di ossidare i preziosi semi di sesamo. Potete anche fare una cosa, questo è un mio consiglio, frullare proprio la quantità che vi serve per quel pasto, in modo tale da consumare subito i semi di sesamo, perché lasciandoli poi in un barattolo conservati e già frullati, rischiereste di perdere alcuni dei preziosi benefici. Ecco qui, abbiamo frullato appunto proprio velocemente, tant'è che l'alga ha delle parti che sono ancora rimaste un po' grossolane, ma non importa perché poi a contatto anche con i liquidi, questo qui lo potete usare anche per aromatizzare delle zuppe, ma anche delle verdure, per esempio delle verdure bollite al posto del sale. Ecco qui. Guardate, ve lo faccio vedere, ecco il nostro gomasio fatto in casa.